Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ho un altro vlog per voi oggi, perché in questi giorni ne sto approfittando per uscire un po' di più, ovviamente sempre nel rispetto delle regole e delle direttive. In questo video vedrete alcuni giri che ho fatto a Roma, sempre a Roma, prima e dopo il mio viaggio a Capri. Capirete quando è il dopo perché mi vedete un po' più abbronzata rispetto al solito. Quindi vi dicevo che si può uscire, si può andare nei ristoranti, si può andare a fare aperitivo, nei negozi, eccetera, però bisogna appunto rispettare poche e semplici regole, come per esempio indossare la mascherina nei luoghi al chiuso. Quando si è fuori non è obbligatorio indossare la mascherina, ma lo diventa nel momento in cui ci sono molte persone intorno e non si può quindi mantenere la distanza tra le varie persone. Mi vedrete seduta ai tavolini di due locali senza mascherina perché nel momento in cui ci si siede la mascherina si può togliere perché poi uno rimane seduto fermo al suo posto. Quando ci si alza, per esempio, per andare in bagno o che ne so, bisogna rindossare la mascherina. Ah, che cosa pensi? Niente. Stiamo facendo aperitivo. Il fatto che sono l'unico che non sta in vacanza, a quanto Perché stavamo riflettendo su una cosa. Allora, qui siamo. Oddio, che paura, pensavo di infilzarmi l'occhio con questo stecchetto. Allora, adesso siamo a Montesagro, che è un quartiere molto residenziale. E veniamo quasi tutti i lunedì in questo posto, perché il lunedì è il giorno libero di Walter e questo posto ci piace molto. Però solitamente è pieno di gente, anche diciamo adesso che la situazione è un po' strana, no? Però oggi in realtà non c'è nessuno, ci siamo noi e c'è un altro tavolo di ragazzi davanti a noi. E allora stavamo pensando che forse probabilmente molte persone sono in vacanza. Ho preso uno spritz con il Select, tu invece? Un americano. Un americano. Qui ci sono i lupini, Pure mezzo piccantino. delle olive e la pizza bianca. Come potete vedere da questi video, la città è veramente vuota. Non solo nei posti normalmente turistici, come abbiamo visto nel video scorso, ma anche nei quartieri più residenziali, dove i turisti non arrivano, ma ci sono persone che ci vivono semplicemente. Anche se quest'anno è un po' diverso dal solito, non cambia il fatto che ad agosto Roma si svuota. E infatti a me piace molto stare in questo periodo a Roma perché è molto molto più tranquilla rispetto al resto dell'anno. All'entrata dei locali ci sono spray e gel disinfettanti di vario genere e si chiede ai clienti di rispettare il distanziamento sociale. Si cerca di mantenere il distanziamento anche tra i tavoli, saltandone uno quando possibile. E a volte i tavoli da 4 persone diventano da 2. Ha sentito l'odore della gricia? Io ho due piatti davanti a me. Qui ho una parmigiana di melanzane, qui ho delle zucchine fatte in vario modo. Qui sono fiori di zucca e qui zucchine, buonissime. Un trebbiano d'Abruzzo nel calice. Anche alla stazione Termini c'era una tranquillità surreale quasi. Sono sempre molto frequentate le stazioni, no? La stazione per definizione è un posto affollato, così come l'aeroporto, ad esempio. Però, quando ci sono andata per prendere il treno per Napoli, la situazione era davvero calma e tranquilla. Buongiorno. Siamo alla stazione Termini. Che bello! C'è un cane. E praticamente stamattina andiamo a Napoli, perché poi da Napoli dobbiamo prendere il traghetto per Capri.
Però volevo solamente fare un aggiornamento sulla situazione della stazione. Come ti sembra? Cosa? Beh, diciamo che per essere un sabato mattina sì, è abbastanza vuota. Però sono tutti con le mascherine. Quindi adesso niente, facciamo un giro e aspettiamo di prendere il treno. E anche sul treno, devo dire, tutti i treni sono stati riorganizzati e quindi quando ci sono i posti da due, solo uno può essere occupato, l'altro deve rimanere libero e quindi ovviamente c'è anche una minore presenza di passeggeri sui treni. Siamo in treno e siamo tutti distanziati. Mia sorella sta laggiù. Quindi nessuno si siede qui. E poi continua il mio giro per i musei. Però questa volta è stato un po' un fallimento perché li abbiamo trovati chiusi. Buongiorno da Villa Borghese. Qua c'è Villa Borghese. E sono andata a pagare il parcheggio. Adesso devo mettere questo bigliettino sulla macchina. Oggi ho preso in prestito la macchina di mia madre perché, cioè, diciamo che di questi tempi prendere l'autobus lo faccio solo se strettamente necessario. Allora, adesso sto aspettando una mia amica perché andiamo a Villa Borghese e dobbiamo scegliere a quale museo andare, perché ci sono due musei gratuiti a Villa Borghese. Ce n'è uno che si chiama il Bilotti, ci sono dipinti del XX secolo, c'è anche una piccola collezione di De Chirico e altrimenti c'è il, oddio non mi ricordo l'altro nome, di uno scultore e ci sono varie sculture e c'è il suo studio, cioè c'è quello che era il suo studio, adesso però non mi viene in mente il nome. Sì, andiamo di qua. Allora, abbiamo fatto un buco nell'acqua per colpa mia perché praticamente, allora, o sono rincoglionita e ho letto malissimo gli orari di apertura oppure sul sito ci sono degli orari di apertura che non corrispondono alla realtà. Infatti ti ho confusa io che ti ho detto facciamo di mattina. No, non penso. Perché io ho guardato stamattina gli orari, capito? Quindi, okay. Non lo so, vabbè. Quindi i due musei che volevamo vedere stamattina sono chiusi di mattina, aprono a luna. E quindi adesso c'è un cambio di programma e non so, andiamo in un bar a bere qualcosa di dissetante. Avevo detto che per almeno due mesi non sarei entrata in una libreria, ma ho mentito spudoratamente. Allora, siamo andate, la mia amica ed io, al Teatro dell'Opera per prendere i biglietti dell'opera che fanno all'aperto al Circo Massimo. Abbiamo preso i biglietti per andare a vedere Le Quattro Stagioni di Vivaldi, che sarà un concerto e ci sarà anche il balletto, mi pare. E praticamente abbiamo preso i biglietti gratis perché abbiamo la Lazio Youth Card per i giovani. Siccome siamo residenti nella regione Lazio, ogni tanto ci sono queste promozioni per questi eventi e i biglietti sono gratuiti per i giovani. E quindi ne abbiamo approfittato. Quando poi andremo al Circo Massimo all'Opera di Roma, vi porterò con me ovviamente. Adesso invece devo andare al supermercato perché devo comprarmi la cena, perché ho il frigorifero vuoto. Adesso prima di entrare al supermercato misurano la febbre, la temperatura. Buonasera.
Buonasera. Sì. Buonasera, lo ritiriamo. Ovviamente nel supermercato bisogna tenere la mascherina. Mi sono dimenticata che cosa mi serve. Questa è la mia cena, prosciutto e melone. Fa estremamente caldo, non ho fame, però qualcosa devo pur mangiare. E quindi adesso è ora di cena e mi gusterò il prosciutto con il melone. E vi saluto qui. Fatemi sapere nei commenti se avete imparato delle espressioni nuove in questo vlog e scrivetemi anche quali. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!